Prima di entrare nello stretto, ammiriamo per un momento le bizzarrie della natura. Sono forse 2 anni che al principio verso ponente del Golfo di Santa Eufemia, nel sito addimandato Sbota, in piè del monte su cui siede, alla distanza di circa 3 miglia, l'abitato di Gizzeria, si è formato un seno capace di accogliere le più gravi navi da commercio. Un banco di sabbia accumulata dalle tempeste, in una larghezza di circa palmi 300, intestandosi al caposuvero, corre per palmi 3400, nel senso di ponente maestro verso levante scirocco, e gli fa schè 110 diretto da 20 di traversia, che sono per quel luogo lo scirocco mezzodì, il mezzodì libeceio ed il libece ponente. Le acque che ne stanno a ridosso sono profonde nella progressione decrescente da palmi 16 al massimo nel mezzo dell'apertura fino a 0, in lungo ed in largo verso le sponde. Quindi qui pare che si volesse cercare di costruire con poco un lido riparato dove fare sostare le navi da commercio, ma a quanto pare l'idea fu abbandonata. Come si continua a leggere dalle fonti, se ne è dovuto abbandonare il pensiero sia per lo stato di continua protrazione in cui è tutta quella costa sottile, grazie all'azione della corrente litorale, intorpidata dallo sbocco dell'amato, del Mesima e dell'Angitola, sia per la natura variabile del fondo e delle sponde di quel seno, e sia per l'aria malsana che vi fa respirare il vicino stagno di Gizzeria, conosciuto sotto il nome di Lago Martcello e altri luoghi palustri. Della costa vengono interrotti e si dissipano proprio lungo la piana costiera di Santa Eufemia. Qui tendono ad accumularsi creando dei cordoni sabbiosi che sono intervallati da dune alimentate anche dai sedimenti che derivano dal trasporto eolico, ma anche da delle lagune, dai dei laghi di acqua ristagnante che si creano per il riflusso e il mescolamento dell'acqua di mare salata e dell'apporto di acqua dolce che deriva dai fiumi. L'evoluzione di questo paesaggio terminerà quando la linea di costa sarà completamente rettilinea, i laghi si saranno completamente asciugati e verranno totalmente colmati di questo materiale sedimentario. Ed è quello più vicino alla linea di costa, dove le acque del mare salate e le acque dolci dei fiumi si incontrano, creando un'insenatura naturale che da sempre è stata predisposta ad essere utilizzata come porto. Le fonti storiche narrano che i tentativi di edificazione di un porto vero e proprio sfruttando questa insenatura naturale sono stati due.
Una fonte storica è datata 1857 e addirittura si scrive in questa fonte che il Ministero delle Opere Pubbliche dell'epoca, durante un viaggio percorrendo la tratta di mare tra Messina e Napoli, valutavano proprio la possibilità di fortificare questa insenatura naturale, spendendo anche poco denaro, in modo tale che potesse fungere da attracco per le navi mercantili dell'epoca. Il tentativo vanificò ovviamente, perché si osservava come in realtà l'evoluzione della costa fosse così repentina da poter creare notevoli problemi. Dove venivano smistate tutte le attività commerciali dell'Italia meridionale.